Buongiorno a tutti e a tutti, io sono Emanuele Nidi e sono un militante di Sinistra Classe Rivoluzione, la sezione italiana della tendenza marxista internazionale. Con il video di oggi vogliamo proporre un approfondimento su quanto sta avvenendo in Brasile, dove la crisi sanitaria si sta trasformando ogni giorno di più in una vera e propria crisi umanitaria. Il quadro che emerge dai dati ufficiali è terrificante. Il Brasile, con quasi 400.000 contagiati e oltre 23.000 morti, è ormai il paese al mondo più colpito dalla pandemia, con l'unica eccezione degli Stati Uniti. E la situazione sta peggiorando velocemente. Si prevede che da qui a pochi mesi più di 90.000 persone potrebbero essere morte di coronavirus in Brasile. E neppure queste cifre agghiaccianti rappresentano appieno la gravità della situazione. Intere zone del paese, infatti, non trovano rappresentazione nelle statistiche ufficiali. Pensiamo soltanto alle favelas, dove milioni di persone vivono in uno stato di povertà assoluta, all'interno di abitazioni fatiscenti. Lo Stato non esiste in queste baraccopoli. La densità abitativa è così alta da rendere impossibile anche solo pensare a misure di distanziamento sociale. Il gel, il sapone, l'acqua perfino, sono beni di lusso accessibili solo a una ristretta minoranza. Per fronteggiare la pandemia, gli abitanti non hanno potuto che fare affidamento su reti di solidarietà locali o, nel peggiore dei casi, sul controllo poliziesco messo in campo dai trafficanti di droga che molto spesso rappresentano l'unico potere veramente riconosciuto in quelle zone. Questa è soltanto la manifestazione più evidente del collasso sociale di un paese che già da prima dell'epidemia era tra i più diseguali in America Latina. Nel 2019 gli introiti mensili dell'1% più ricco della popolazione superavano di 34 volte quelli del 50% più povero. Oggi l'80% dei lavoratori nel settore privato guadagna qualcosa come 1.000 reali al mese, più o meno l'equivalente di 170 euro. E all'interno della stessa classe lavoratrice alcuni settori vivono in condizioni di difficoltà ancora più estreme. Si pensi agli afro-brasiliani, che non a caso sono i più colpiti dalla pandemia. Per le loro condizioni abitative e di lavoro sono i più esposti al contagio e hanno in media accesso a cure mediche peggiori dei loro connazionali bianchi. Costituiscono il 36% dei pazienti in terapia intensiva, ma il 45% dei deceduti. E sono tra le principali vittime della violenza di Stato, anche in tempi di emergenza sanitaria. La scorsa settimana, in una sola città, Rio de Janeiro, e nello spazio di soli 3 giorni, 3 ragazzi neri, João Pedro, João Vitor e Rodrigo Cerqueira, rispettivamente di 14, 18 e 19 anni, sono stati uccisi dalla polizia. È come un'altra pandemia che accompagna da sempre il Brasile e che porta ogni anno alla morte di 23.100 ragazze e ragazzi neri, uno ogni 23 minuti. Ovviamente anche la situazione degli indigeni è particolarmente drammatica. Il loro destino è segnato, oltre che dalla crisi sanitaria, dalla crisi ambientale, o per meglio dire dallo sfruttamento senza limiti della foresta amazzonica portato avanti dal capitalismo brasiliano, ora più che mai libero di muoversi al di fuori di qualunque controllo e di qualunque legalità. Proprio dall'Amazzonia, dalla città di Manaus, arrivano immagini di fosse comuni piene, immagini che hanno fatto il giro del mondo. Per settimane a Manaus sono morte oltre 100 persone al giorno e l'Amazzonia non è lo stato più colpito. San Paolo, lo stato più popoloso e più avanzato del Brasile, conta più di 6.000 decessi, circa un quarto delle vittime nazionali. Ma in Brasile non si muore solo di coronavirus. Nonostante il paese sia un importante esportatore di prodotti agroalimentari, organizzazioni non governative hanno denunciato la mancanza di cibo che ha costretto le famiglie più povere a passare, in piena emergenza Covid, giornate intere senza mangiare. Tutto questo quando, nella sola San Paolo, decine di tonnellate di alimenti giacciono invendute o vengono gettate via. Questa è l'irrazionalità, la brutalità del libero mercato. La forza della sanità privata è tale da rendere il diritto alla salute un miraggio. A volte, come a Rio de Janeiro, il numero di posti letto in ospedali privati sovrasta quello messo in campo dal settore pubblico. Non stupisce che la pressione esercitata dal virus
sia stata sufficiente a portare il sistema sanitario vicino al collasso nel giro di poche settimane. Nello stato di Rio de Janeiro, dalla settimana scorsa, risulta occupato il 98% dei posti letto in terapia intensiva. Una logica elementare avrebbe suggerito un immediato piano di investimenti pubblici. In realtà, il famigerato emendamento costituzionale 95, approvato da Michel Temer, ha congelato la spesa pubblica per 20 anni. E buona parte delle risorse dello Stato sono al momento destinate al pagamento del debito pubblico. Il governo non ha certo fatto mistero della sua ispirazione di classe, continuando a foraggiare la speculazione finanziaria con regalie miliardarie, nello stesso momento in cui destinava ai lavoratori informali un sussidio da 600 reali, equivalente di più o meno 100 euro. Politiche che generano una grande instabilità sociale, nello stesso momento in cui al vertice del paese assistiamo ad una spaccatura dopo l'altra. L'ostilità di Bolsonaro nei confronti di qualunque misura di lockdown o di distanziamento sociale ha portato nel giro di poche settimane alla dimissione di due ministri della sanità. L'ultimo, Teich, era stato scelto in quanto uomo più facile da manovrare rispetto al suo predecessore, Mandetta. Ma nemmeno lui è riuscito a rimanere al governo dopo le dichiarazioni di Bolsonaro che consigliava l'utilizzo della clorochina per combattere il coronavirus. Anche il medico più corrotto ha una reputazione da difendere. Teich se n'è andato ed ora c'è un generale al Ministero della Sanità, ma la realtà è che nessuno vuole occupare quella poltrona nel momento in cui al diffondersi incontrollato del virus si sommano le dichiarazioni folli di Bolsonaro. Le posizioni negazioniste del presidente sono piuttosto simili a quelle del suo idolo, Trump. Bolsonaro non si è limitato a minimizzare i rischi del coronavirus, ma si è impegnato in prima persona nel ridicolizzare e disattendere le misure preventive promosse dalla comunità scientifica. E lo ha fatto in modo plateale, nello stile clownesco che gli è proprio, passeggiando per le strade di Brasilia, stringendo mani, rifiutandosi in più occasioni di indossare mascherina e guanti. È appena necessario dire che questi comportamenti non hanno contribuito ad innalzare la sua popolarità, che in realtà sta colando a picco da più di un anno a questa parte. In questo momento i sostenitori di Bolsonaro sono ridotti a un pugno di fascisti e di fanatici religiosi. C'è un gruppo, per esempio, che si fa chiamare i 300 per il Brasile e che si propone di difendere armi in pugno il presidente in una sorta di riproposizione parodistica della battaglia delle Termopili, che però non viene mai messa in scena, anche perché in questi presidi i manifestanti si contano per lo più non a migliaia o a centinaia, ma a decine. Nonostante la retorica estremamente violenta e i continui riferimenti al ventennio della dittatura militare, questi settori non hanno nemmeno minimamente la forza per poter anche solo immaginare un golpe a sostegno del vacillante potere di Bolsonaro, anche perché i militari all'interno del governo sono estremamente scontenti dell'operato del loro presidente. Nei fatti, il governo non è mai stato così diviso. Fin dall'inizio esso si è retto su un equilibrio precario tra le varie fazioni che lo componevano, i cristiani evangelici, i militari, gli ultraliberisti. Questo equilibrio si è definitivamente spezzato. Il punto di svolta in questo senso è rappresentato dalle dimissioni del ministro della giustizia, Sergio Moro, lo scorso 24 aprile. Moro era la figura di gran lunga più popolare all'interno del governo Bolsonaro, incluso lo stesso presidente. È il magistrato simbolo dell'inchiesta Lava Jato, una sorta di Mani Pulite in salsa brasiliana che ha fatto di Moro un emblema della lotta alla corruzione. Ma sarebbe sbagliato attribuire alla figura di Moro una qualunque valenza progressista. Tra l'altro ha dimostrato di non nutrire per la legge meno disprezzo dello stesso Bolsonaro. Ormai è risaputo, le prove che hanno portato all'incarcerazione di Lula in occasione di Lava Jato erano state fabbricate da Moro stesso. Quando l'inconsistenza delle prove è stata resa pubblica e Lula è stato di conseguenza rilasciato, la popolarità del magistrato ha subito un duro colpo. Nonostante questo, Moro non ha mai smesso di sperare di poter prendere un giorno il posto di presidente del Brasile. L'occasione per rompere definitivamente con il governo gli è stata fornita dalla rimozione da parte di Bolsonaro del capo della Polizia Federale nominato direttamente da Moro. Si tratta di un evidente tentativo di condizionare le indagini che la polizia sta conducendo attorno alla sua famiglia. Su di lui e sui suoi figli gravano pesantissimi sospetti riguardo reati di ogni genere, corruzione, organizzazione dell'incore. Pare addirittura che ci sia un coinvolgimento diretto della famiglia Bolsonaro nell'omicidio di Mirelle Franco, attivista femminista e militante del PSOL, Partito Socialismo e Libertà, uno dei principali partiti di sinistra del Brasile. Le accuse di Moro
sono state dimostrate proprio in questi giorni da un video entrato in possesso della Corte Suprema. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Nel video, che ha avuto risonanza mondiale, si assiste a una riunione ministeriale. Bolsonaro si lancia in un attacco scomposto alla polizia in una difesa dell'intervento dei militari nel paese. Il ministro dell'istruzione si scaglia contro la Corte Suprema, quello della famiglia contro i governatori statali e quello dell'ambiente contro lo stesso ambiente, con un appello per la deregolamentazione in materia di sfruttamento delle risorse naturali. C'è da approfittare di questo momento, spiega il ministro, ora che i media sono distratti dall'epidemia. Una scena che ci dice parecchio del decadimento del ceto politico. Ma d'altra parte Moro sapeva benissimo chi era Bolsonaro quando ha accettato di fare parte del suo esecutivo e la sua decisione di abbandonare il governo è figlia di un semplice calcolo di opportunità. Prova ad abbandonare la barca che sta affondando, il consenso popolare del governo nei sondaggi è di giorno in giorno più basso, le spaccature al suo interno di giorno in giorno più evidente. Ironicamente, Bolsonaro, che è stato votato da molti elettori disgustati dalla corruzione endemica al sistema politico brasiliano, sta provando a salvare il salvabile buttandosi anima e corpo proprio nella compravendita dei deputati in Parlamento. Ma neppure la corruzione può salvarlo all'infinito dalla procedura di impeachment, che con l'incedere della crisi appare come una minaccia sempre più concreta. La pandemia sta dando il colpo di grazia a questo esecutivo, che comunque soffre di una debolezza strutturale fin dai primi giorni del suo insediamento. Quando Bolsonaro ha vinto le elezioni, nel dicembre 2018, le principali organizzazioni di sinistra si sono subito avventurate in analisi estremamente superficiali e impressioniste, arrivando ad individuare nell'arrivo al potere di Bolsonaro l'instaurazione di un regime fascista o protofascista in Brasile. È importante fare chiarezza su questo punto e non si tratta solo di una questione meramente teorica. Dall'analisi della situazione concreta deve infatti discendere anche la proposta politica necessaria per combattere efficacemente il governo. Il fatto che l'estrema destra abbia vinto le elezioni non fa del Brasile uno stato fascista. A Bolsonaro manca proprio quell'elemento che ha reso il fascismo così pericoloso, una base di massa che sostenga attivamente il suo programma reazionario. Il fascismo si è costruito storicamente proprio attorno a questa base di massa e alla capacità di penetrare in settori popolari, in modo particolare nella piccola borghesia in rovina. Questa ha avuto certamente un ruolo anche nell'ascesa di Bolsonaro, ma un ruolo passivo, giocato per lo più nelle cabine elettorali. Tra l'altro, le elezioni del 2018 sono state contrassegnate da un livello di astensione record per il Brasile. E questo ovviamente non cancella il significato politico di quella tornata elettorale, ma ci dice qualcosa del clima di disaffezione politica che l'ha accompagnata. Le ragioni della vittoria della destra sono ovviamente molteplici, ma non è esagerato dire che quel voto è stato in gran parte ispirato da un senso di ripulsa verso l'ordine politico esistente, un senso di ripulsa a cui Bolsonaro ha saputo dare voce, ovviamente in chiave iperreazionaria. Un consenso effimero dunque per sostenere un programma estremamente ambizioso, incentrato sull'imponente piano di privatizzazioni promosso dal ministro dell'economia, Paulo Guedes. Quel programma rappresentava un attacco frontale ai diritti dei lavoratori, in un momento in cui il movimento operaio era sicuramente disorientato, ma niente affatto sconfitto, reduce al contrario da una serie di manifestazioni di massa. Era dunque lecito aspettarsi che le provocazioni di Bolsonaro avrebbero trovato risposte nelle piazze, e così è stato. Il 2019 è stato un anno di grandi mobilitazioni popolari. A maggio, più di 1 milione di studenti e di lavoratori della scuola ha manifestato contro i tagli all'istruzione promossi dal governo. La partecipazione è stata alta, con picchi di oltre 200.000 manifestanti a San Paolo e a Rio de Janeiro. Ed era solo l'inizio. Nemmeno un mese dopo, 45 milioni di lavoratori in 380 città hanno aderito allo sciopero convocato dalla CUT, la principale sigla sindacale brasiliana, contro la proposta di riforma delle pensioni. E le piazze erano piene di insegnanti, dipendenti pubblici, di operai. A San Paolo, nel cuore dell'industria automobilistica, il sindacato metalmeccanico ha dichiarato che oltre il 98% dei lavoratori ha aderito allo sciopero, paralizzando i principali stabilimenti della Volkswagen e della Mercedes. Così, in pochi mesi, il paese che sembrava incarnare una generale svolta a destra dell'America Latina
si dimostrava uno dei principali centri della conflittualità di classe in quel continente. Davanti a queste mobilitazioni, molti, sia all'interno del governo che nella stampa finanziaria, hanno puntato il dito contro Bolsonaro. L'idea di buona parte della borghesia brasiliana, infatti, è che un presidente meno provocatorio, meno imprevedibile, meno estremista, non avrebbe generato una risposta popolare di quelle dimensioni. E questa convinzione è divenuta ancora più solida nel corso dell'emergenza sanitaria. Oggi la gran parte dell'opinione pubblica è schierata compattamente contro il presidente. Si guarda al vicepresidente Murao, un militare, o al fuoriuscito Sergio Moro, come a figure che potrebbero prendere il posto di Bolsonaro e frenare il crollo del governo. Si tratta quantomeno di un'illusione ottica. L'instabilità del governo non è riconducibile unicamente alla figura di Bolsonaro, al contrario. L'emergere di una destra così impresentabile deve essere visto come la manifestazione di una crisi profondissima, non solo di questo o di quel governo, ma dello Stato brasiliano nel suo complesso. Una crisi che affonda le radici almeno nel 2013, al tempo delle grandi manifestazioni che prendevano di mira allo stesso tempo il governo federale di Dilma e i governatori statali di destra. È in quel momento che sono cominciate ad emergere le spaccature tra esecutivo, legislativo e giudiziario. Le stesse spaccature che oggi stanno facendo implodere lo Stato nato dalla Costituzione del 1988. In questo momento il governo è logorato da continui scontri con il Parlamento e con la Corte Suprema. Ancora più feroce è la battaglia giornaliera che si svolge tra Bolsonaro e i governatori dei più importanti stati brasiliani. Essi sono in polemica con il governo, perché vorrebbero implementare le misure di distanziamento sociale, le stesse misure che Bolsonaro non perde occasione di irridere in ogni occasione pubblica. Lo scontro è ormai durissimo. Il governatore dello stato di São Paulo, João Doria, ha dichiarato che il Brasile deve combattere due malattie, il coronavirus e Bolsonaro. Una frase tanto più significativa in quanto a pronunciarla è stato un sostenitore della prima ora del presidente. Mettiamo le cose in chiaro, in realtà nemmeno i governatori sono interessati a dichiarare un vero lockdown. Anche in Brasile, infatti, riscontriamo quell'ipocrisia che ha costituito un tratto comune nella gestione globale di questa crisi. Secondo i governatori, i piccoli negozi devono chiudere, bisogna limitare gli spostamenti e i contatti tra i cittadini, ma nessuno osa mettere seriamente in dubbio che i lavoratori dipendenti debbano continuare a recarsi regolarmente sul posto di lavoro. Ancora una volta, le logiche del profitto hanno la precedenza su qualunque ragione di prevenzione sanitaria. C'è comunque una sensibile differenza tra questo approccio e quello di Bolsonaro, che si è dichiarato completamente contrario all'idea di chiudere anche solo per un breve periodo di tempo centri estetici e palestre. Nello scontro tra esecutivo e governi statali, Parlamento e Corte Suprema si sono schierati fermamente al fianco di questi ultimi. Proprio di recente il Congresso ha scavalcato il governo, approvando un pacchetto di aiuti da 900 miliardi di reali a favore di stati e municipalità. La Corte Suprema, da parte sua, ha avuto numerose occasioni per scagliarsi contro Bolsonaro, che non è esattamente un paladino della legalità costituzionale. Ad aprile ha preso parte a manifestazioni in cui i suoi sostenitori invocavano la chiusura del Parlamento, l'intervento militare, la fine di qualunque misura di distanziamento sociale. In quell'occasione non ha lesinato commenti durissimi, dichiarando di non avere intenzione di negoziare alcunché con il Congresso. E quando i giornalisti gli hanno chiesto di motivare il suo comportamento anticostituzionale, ha detto, parafrasando il Re Sole, nei fatti io sono la Costituzione. Non è difficile comprendere l'impazienza della classe dominante brasiliana di fronte a questo personaggio francamente grottesco. Ma al netto delle profonde divisioni, è importante sottolineare come ci sia una fondamentale coesione a tutti i livelli attorno al programma antioperaio di Bolsonaro. Si sono portati avanti importanti tagli alle tasse per le imprese ed è entrata in vigore la cosiddetta cartera verde amarela, la carta verde gialla, che permette l'assunzione di giovani lavoratori tra i 19 e i 29 anni a prezzo di ulteriori esenzioni fiscali per gli imprenditori e di un taglio netto dei diritti sindacali. Bolsonaro ha anche cercato di imporre una misura provvisoria che avrebbe permesso alle aziende di sospendere il contratto dei propri dipendenti per 4 mesi durante lo stato di calamità pubblica. Il governo è stato poi costretto a ritirare questa proposta per lo scandalo che ha suscitato, quindi non sapremo mai quanto quella misura sarebbe stata effettivamente provvisoria. In compenso si è stabilito che chi contrae il virus sul posto di lavoro, magari in un ospedale o su di un mezzo pubblico, ha l'obbligo di provare il nesso causale tra il coronavirus e la propria funzione lavorativa. In caso contrario non verrà riconosciuto l'infortunio sul lavoro.
In generale, il governo ha lavorato per promuovere negoziazioni dirette tra lavoratori e datori di lavoro, con l'evidente obiettivo di indebolire la contrattazione sindacale. E chiaramente, data la situazione, in molti accetterebbero qualunque condizione pur di non perdere il posto. Tutto questo in uno scenario in cui già 1 milione ha subito una drastica riduzione salariale e, secondo le stime dello stesso governo, altri 24 milioni e mezzo di fatto conosceranno presto lo stesso destino. 24 milioni e mezzo. Su un totale di 33 milioni di lavoratori, una percentuale impressionante. Di fronte a questo attacco frontale, i sindacati purtroppo hanno saputo dire poco e fare meno. Ci sono state vertenze isolate, ma al di fuori della direzione della CUT. La scorsa primavera i sindacati si sono mostrati del tutto incapaci di organizzare le enormi energie liberate dallo sciopero del 14 giugno in una lotta generalizzata contro il governo. Oggi si rifiutano di portare avanti le uniche rivendicazioni che sarebbero sensate. Tutti i lavoratori non essenziali devono rimanere a casa con pieno salario e tutti i lavoratori essenziali devono essere messi nella condizione di poter operare in piena sicurezza. Bisogna istituire un salario minimo per tutti, a cominciare dai disoccupati e dai lavoratori precari o informali, che ora possono fare affidamento solo sul ridicolo sostegno del governo, il cosiddetto corona voucher, drammaticamente insufficiente anche per le più essenziali necessità di sopravvivenza. Il fatto è che tutte queste parole d'ordine sono molto lontane dalla CUT. Il sindacato ha adottato solo di recente, dopo mille esitazioni, lo slogan Fora Bolsonaro, via Bolsonaro per la cacciata del governo. Ma non sembra ancora disposto a mettere in discussione il dogma secondo cui, nonostante la pandemia, la corruzione deve continuare. Vale la pena spendere qualche parola sullo slogan Fora Bolsonaro. La storia del successo di questa parola d'ordine ci dice molto sullo stato della sinistra brasiliana. Quando i marxisti hanno cominciato a lanciare questo slogan all'interno delle manifestazioni contro il governo la scorsa primavera, si è subito capito come esso rispondesse a un reale sentimento presente a livello di massa. L'idea era che il governo potesse cadere e che fosse possibile costruire un'alternativa al potere di militari e industriali. Lo slogan si diffuse in breve tempo, andando ben oltre il nucleo che l'aveva promosso all'inizio. Ma le sinistre politiche e i sindacali hanno sempre guardato ad esso con grande diffidenza. Questo vale paradossalmente, ma è solo un paradosso apparente, sia per la sinistra più opportunista che per quella più estremista. Molti gruppi sostenevano che la vittoria di Bolsonaro nelle urne rappresentasse una profonda svolta a destra nel popolo brasiliano, e secondo questa analisi il governo aveva una sua forza, una sua stabilità radicata, ed era avventurista proporsi di rovesciarlo. Nemmeno le enormi manifestazioni dello scorso anno sono riuscite a scalfire del tutto questo pessimismo. D'altra parte, la posizione espressa dal PT, il Partito dei Lavoratori, il principale partito della sinistra brasiliana, è stata anche peggiore. Come sappiamo, Lula era stato incarcerato ingiustamente sulla base delle prove fabbricate ad arte da Sergio Moro, e nessuno più di lui era quindi nella posizione di poter combattere ogni retorica nazionalista e legalitaria per smascherare definitivamente la natura corrotta dello Stato brasiliano. Eppure, il giorno stesso della sua scarcerazione, Lula ha dichiarato che il governo era stato eletto legittimamente, che quindi aveva tutto il diritto di portare a termine il proprio mandato, che questo governo razzista, sessista e padronale doveva essere lasciato lavorare e che l'opposizione doveva limitarsi a preparare le prossime elezioni. Ma le dichiarazioni di Lula non devono stupirci più di tanto. Nonostante attorno alla figura del vecchio leader si sia creato anche in Italia un vero e proprio mito, i governi guidati dal Partito dei Lavoratori si sono mostrati negli anni altrettanto spregiudicati dei governi di centrosinistra nostrani. La realtà è che il programma di Dilma, a cui si è contrapposta l'enorme mobilitazione di classe del 2013, non era diverso da quello promosso in tempi recenti nel Cile di Piñera, con un'analoga risposta di piazza. E il discorso non cambia molto per quanto riguarda i tanto rimpianti governi Lula. Certamente all'epoca una congiuntura economica molto favorevole per il Brasile ha permesso di implementare alcune misure di sostegno sociale che hanno avuto un effettivo impatto positivo sulla vita delle classi popolari. Erano gli anni in cui si faceva una grande retorica sui BRICS, sulle ascese economiche del Brasile e sul modello di socialdemocrazia incarnato dal PT di Lula. Ma non ci dimentichiamo che erano anche gli anni della partecipazione alla cosiddetta missione di pace di Bush ad Haiti, della devastazione dell'Amazzonia, dell'allargamento, sempre a destra ovviamente,
della compagine governativa. Gli anni in cui veniva elaborata la riforma del sistema previdenziale brasiliano, un progetto nefasto che è stato portato a termine solo dal governo Bolsonaro l'anno scorso. Certamente il PT ha anche una storia gloriosa e gode ancora di un certo consenso, come del resto la figura dello stesso Lula. Ma ciò non toglie che la ricostruzione di una reale sinistra in Brasile non può che passare da un'analisi senza sconti della storia di quel partito. Ecco, Lula è stato uno degli avversari più strenui della parola d'ordine fora Bolsonaro e ora il Partito dei Lavoratori, superando la resistenza del suo storico leader, ha deciso di adottarla. Questo è uno dei tanti segnali che ci mostra quanto la rabbia popolare si stia diffondendo. Nemmeno la burocrazia del PT può ignorarla. Ad ogni apparizione televisiva di Bolsonaro, alle finestre si affacciano persone che cominciano a battere su pentole, su padelle, urlando lo slogan «Fora Bolsonaro». Ma che cosa significa questa parola d'ordine per il PT e per le forze di sinistra che ruotano attorno a questo partito? Per loro la campagna «Fora Bolsonaro» dovrebbe servire solo da sostegno alla procedura di impeachment in vista di nuove elezioni in cui proporre una sorta di sacra unione, un'alleanza di tutte le realtà che soppongono l'attuale presidente. Un'alleanza dunque aperta anche con gli elementi liberali e di destra che esprimono una critica puramente formale all'operato del governo in nome di un programma presumibilmente analogo a quello che ha portato negli anni al collasso della sinistra e alla vittoria dello stesso Bolsonaro. Una politica che è già stata disastrosa in passato e che oggi, in una situazione assolutamente emergenziale, potrebbe avere delle conseguenze addirittura catastrofiche. Il 1° maggio abbiamo avuto un assaggio di quello che potrebbe riservarci il futuro, quando Lula e Fernando Cardoso hanno condiviso lo stesso palco virtuale in occasione della festa dei lavoratori. Il liberista Cardoso è stato un nemico giurato della CUT e del PT per 20 anni. Durante il suo governo la CUT ha addirittura organizzato uno sciopero generale contro di lui. Evidentemente gli attriti del passato possono essere messi da parte in nome dell'unità nazionale contro i due virus, Bolsonaro e il Covid, come direbbe il già citato governatore di destra Doria, che tra l'altro ha incassato gli elogi dello stesso Lula già a inizio pandemia. Una nuova sinistra di classe non può svilupparsi a partire da questi presupposti. Eppure, una nuova sinistra di classe è necessaria, ora più che mai. In Brasile c'è una rabbia sorda, repressa, che oggi trova sfogo nel saccheggio di piccoli negozi di alimentari da parte di gruppetti disperati, sparpagliati negli slum del paese. I grandi supermercati rimangono ovviamente illesi, protetti giorno e notte da guardie private. Così, anche in questi episodi, contrassegnati dalla disperazione e dall'impotenza, possiamo leggere in controluce la feroce divisione di classe della società brasiliana, che ha lasciato il paese del tutto inerme di fronte all'avanzare dell'epidemia. Questa è la situazione da cui bisogna ripartire, mettendo da parte una volta per tutte la retorica disgustosa e utopistica dell'unità nazionale. Disgustosa perché totalmente ipocrita e utopistica perché lo Stato brasiliano è al collasso e non basterà l'opportunismo di un Lula a rimetterlo in piedi. Tutti i partiti della sinistra brasiliana fanno un grande parlare di socialismo, ma un vero programma socialista non può che partire dal rifiuto del debito pubblico, dalla nazionalizzazione delle banche, dalla nazionalizzazione dei principali settori produttivi privatizzati in questi anni, dalla nazionalizzazione del settore sanitario, sotto il controllo dei lavoratori e delle lavoratrici. Spesso, infatti, stanno già gestendo l'emergenza, in una situazione di assoluta precarietà. A loro bisognerà rivolgersi per poter organizzare una pianificazione economica capillare e democratica, l'unico antidoto alla burocratizzazione e alla corruzione. Bisogna prendere come esempio ed estendere in tutto il paese i comitati di difesa della salute pubblica auto-organizzatisi nelle favelas, che sono stati in grado di strappare in alcune località il controllo dell'emergenza alle organizzazioni criminali. Questi sono alcuni dei punti da cui crediamo si dovrebbe ripartire, e questo è il programma emergenziale difeso dai nostri compagni di squadra marxista in Brasile. Probabilmente una ripresa delle lotte permetterà di porre a verifica queste ed altre posizioni in un dibattito che coinvolgerà una platea sempre più vasta di brasiliani. Negli ultimi anni della dittatura militare, la CUT e il PT sono nati dagli sforzi di una generazione nuova di attivisti sindacali che si muoveva in aperta contrapposizione alle burocrazie marcescenti della sinistra. Oggi
abbiamo bisogno di un'analoga operazione di chiarificazione politica. È un out-out posto in termini secchi dalla pandemia. Da una parte il governo Bolsonaro, un governo magari con una faccia diversa, ma con un uguale mandato padronale. Dall'altra, la costruzione di un'alternativa che si faccia espressione degli interessi della larga maggioranza del popolo brasiliano, a partire dalla centralità della classe lavoratrice e dall'esperienza accumulata nelle lotte degli ultimi 5 anni.